Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, condotta da me Alfredo Pauciulo e va in onda su Liberi TV, la web TV di tutte le persone libere. Bene, questa sera abbiamo molto poco in cascina su cui discutere, in particolare dopo il bailout che è stato fatto a Cipro. Con la scelta da parte dei governanti europei e quindi di conseguenza di quelli ciprioti di salvare le due maggiori banche di Cipro attraverso i conti correnti, i depositi in conto corrente fatti dai clienti delle stesse banche. Bene, questo ha creato un nuovo principio, o meglio, ha instaurato per la prima volta negli ultimi decenni il principio per cui tutti i depositi effettuati dai risparmiatori sui conti correnti sono in teoria da considerarsi come un prestito effettuato alle banche, non come un deposito di un proprio risparmio presso una banca depositaria, per cui da oggi in poi indirettamente, insomma, la scelta dei governanti europei e ciprioti, ma in particolare di quelli europei, è come se avessero voluto lanciare un messaggio per cui da oggi in poi chiunque ha del denaro depositato in banca debba essere consapevole del fatto che in realtà è come se li avessi prestati allo streco di se avesse comprato obbligazioni della stessa banca o azioni. Per cui in caso di fallimento o di difficoltà finanziaria della stessa banca, potrebbe trovarsi i propri depositi utilizzati per salvare la stessa. E questo chiaramente ha creato una grossa sfiducia nei confronti della valuta euro, che come indicammo 2 o 3 settimane fa, vedevamo in discesa nei confronti del dollaro, e alla fine, proprio in virtù di questo salvataggio fatto in maniera, a nostro avviso, davvero davvero, insomma, in maniera molto convulsa, poco chiara e diciamo con un'incapacità manageriale della questione, questa situazione ha fatto sì che l'euro si deprezzasse nei confronti del dollaro fino ad arrivare alla quota di 1,2750 dollari per un euro. C'è stato negli ultimi giorni un rifiatamento del cambio euro-dollaro, che si è riportato anche fino a quota 1,29 e oggi stazionava attorno a 1,2820. Bene, nei prossimi giorni, molto probabile, nella prossima settimana, che ci possa essere un lieve recupero dell'euro nei confronti del dollaro fino all'area di 1,2920 per un euro, 1,29 per un euro. Da quel livello il consiglio è di continuare a vendere euro contro dollari, poiché la tendenza di lungo termine a livello di grafici non è affatto cambiata, e quindi la discesa dell'euro nei confronti del dollaro dovrebbe continuare anche nelle prossime settimane. Ma questo a maggior ragione dovuto al fatto che ciò che è stato effettuato con il salvataggio di Cipro ha innescato a tutti gli effetti un campanello di allarme per chi ha i fondi in Europa, anche in altri paesi europei, soprattutto quelli più a rischio come la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, la Grecia e in parte l'Italia, e per cui gli investitori, soprattutto extraeuropei, man mano porteranno fuori capitale dall'Europa, impressionati da questa scelta fatta dal governo di Bruxelles. E questo comporterà chiaramente, questo deflusso di capitali non farà altro che comportare una discesa dell'euro. E chiaramente attualmente, poiché l'alternativa più o meno valida a livello monetario all'euro è e resta ancora il dollaro, è chiaro che il maggiore beneficio di questo deflusso di capitali dall'area euro sarà a beneficio del dollaro. Tutta questa componente valutaria, questa componente che ha a che fare soprattutto col mercato valutario, avrà dei riflessi chiaramente importantissimi anche sul resto degli assets nei mercati finanziari e nei mercati dell'economia reale.
Da un lato noi ci troveremo, e già lo stiamo vedendo, con l'indice degli azionari americano che ha raggiunto dei nuovi massimi storici per quanto riguarda il Dow Jones 500, il Dow Jones industriale, mentre abbiamo l'altro indice principale statunitense, lo Standard & Poor's 500, che è ormai a pochissimi punti dal massimo storico fatto registrare nell'ottobre del 2007. Infatti, ieri e oggi lo Standard & Poor's 500 ha toccato un massimo di 1570, chiudendo poi al prezzo di 1569, e praticamente si trova a 7 punti dal massimo di 1576 fatto registrare nell'ottobre del 2007. Come già dicevamo 3 settimane fa, l'ipotesi che facciamo è sui mercati azionari è che soprattutto in Europa ci sia ancora da continuare la discesa, ma che negli Stati Uniti stiano maturando le condizioni per quantomeno uno storno abbastanza consistente del mercato azionario. Quindi la strategia potrebbe essere, da questo punto di vista, come già segnalammo 3 settimane fa, visto che eravamo più o meno sugli stessi livelli di prezzo, di iniziare a vendere lo standard del 500 da questi livelli, mettendo uno stop stretto, qualora i prezzi, e quindi chiudendo le posizioni al ribasso, qualora i prezzi dovessero superare i 1580 punti, e a quel punto valutare invece di ribaltare la posizione al rialzo. Allo stesso tempo, sui mercati azionari europei, in particolare quelli italiani, bisogna segnalare che, come già dicevamo all'inizio anno, la tendenza ribassista che paventavamo all'inizio anno, in particolare dal 31 gennaio in poi, si sta manifestando in tutta la sua forza sul mercato italiano, complici di volta in volta varie situazioni, non ultimo quella di Cipro, per cui nella scorsa settimana l'indice FTSE MIB 40 degli titoli della borsa azionaria italiana ha toccato un minimo di periodo attorno ai 15.000 punti rispetto ai 17.000 di massimo quasi raggiunti a gennaio quest'anno. Bene, dal livello raggiunto dal mercato italiano la scorsa settimana, cioè nel corso di questa settimana, si potrebbe avere ancora nell'immediato, prima di un ripetimento, un allungo del ribasso fino all'area di 14.700 punti. Dopodiché, o forse anche già a partire dal livello raggiunto l'altro giorno, di 15.000, potremmo assistere ad un rifiatamento, degli indici, e che potrebbero portarsi di nuovo attorno all'area di 15.700 punti, 16.000 dell'indice FTSE MIB 40. Da quel livello, così come abbiamo indicato anche per l'euro-dollaro, cioè a livello di 1.29-20 euro-dollaro, quindi di 15.700 punti di FTSE MIB 40, da quel livello, poiché non ci sono stati sostanzialmente Perché non ci sono stati sostanzialmente dei grossi cambi rispetto alla situazione geopolitica ed economica, da qui, diciamo, da quei livelli conviene di nuovo ricominciare a vendere per cavalcare quest'onda ribassista che a nostro avviso dovrà continuare, come già dicevamo, per il FTSE MIB fino all'area almeno di 12.000 punti. E per l'euro-dollaro a 1,2680 in prima battuta, ma poi successivamente, qualora dovesse superare anche questo livello di 1,2680, potrebbe estendersi di basso in un primo momento fino all'area di 1,22. Allo stesso tempo, rispetto a ciò che è successo con la situazione cipriota, l'avvertenza per tutti e per salvare i propri risparmi è assolutamente di non avere per ogni conto corrente, per ogni banca, più di 100.000 euro depositati. Questo perché in base a una normativa dell'Unione Comunità Europea, che comunque la Commissione stava, rispetto alla quale comunque la Commissione Europea stava commettendo un'infrazione
era regolamentato, e diciamo, in base a questa normativa, fino a 100.000 euro diciamo, c'è una sorta di considerazione del deposito ancora come risparmio. Quindi diciamo per, come per ipotesi che non dovrebbero, diciamo, condizionale, essere toccati. Sicuramente invece in qualsiasi altro caso di bailout al di sopra dei 100.000 euro ormai si è capito con chiarezza che verrebbero utilizzati questi nostri depositi a tutti gli effetti, come se i prestiti fatti alla banca. Dunque, assolutamente avere massimo un conto corrente per ogni banca, e all'interno di ogni conto corrente, o comunque anche se si hanno più conti correnti presso una banca, avere un'esposizione massima sul conto corrente su ogni banca per massimo 100.000 euro, meglio ancora se si fa a media attorno a 50.000 euro, e per se uno ha delle eccedenze di liquidità e non vuole investire in altro, e per avere ancora deposito magari per altri bisogni per altre settimane, nei prossimi mesi, e sarebbe molto utile, anzi indispensabile, aprire altri conti correnti presso altre banche e depositare quindi la propria liquidità su più banche. Ecco, abbiamo ripreso la diretta perché avevamo dei problemi tecnici di comunicazione. Ok, mi dicono dalla regia che ora l'audio va bene, quindi riprendendo il discorso che stavo facendo e che non so se sia riuscito a seguire completamente, segnalavo innanzitutto il proseguire di questa crisi sui mercati finanziari, in particolare quelli europei, il proseguire della tendenza ribassista dell'euro nei confronti del dollaro, e soprattutto ciò a causa di questo salvataggio delle banche cipriote con i soldi dei correntisti, che ha aperto anche un caso diplomatico con la Russia, poiché molti dei depositi al di sopra dei 100.000 euro che sono stati utilizzati per il salvataggio di queste banche erano sostanzialmente soldi di uomini di affari russi. Dicevo, questo tipo di salvataggio ha indicato sostanzialmente due elementi fondamentali. Uno, che da oggi in poi qualsiasi deposito presso qualsiasi banca europea di solo dei 100.000 euro verrà considerato a tutti gli effetti come se fosse un prestito che il depositante effettua alla banca in cui deposita. Per cui se la banca in questione dovesse fallire o avere problemi finanziari, questi fondi verrebbero a tutti gli effetti in parte presi per salvare la banca. E da questo punto di vista, quindi, la conseguenza che ne traiamo per salvare o provare quantomeno a limitare il danno sui nostri risparmi è quello di depositare presso ogni singola banca massimo 100.000 euro sul conto corrente, non di più, e quindi diversificare tra varie banche nel caso in cui uno abbia una sostanziale liquidità e voglia in qualche modo tenerla perché ha intenzione di utilizzarla nei prossimi mesi per altro, o perché non ha voglia di rischiare in altri investimenti. Allo stesso modo, questa situazione ha influito sul cambio euro-dollaro, facendo ribassare fino al livello di 1,2750 nel corso della settimana, arrivando quasi all'obiettivo di 1,2680, che era l'obiettivo, il primo target che ci eravamo dati sul cross euro-dollaro, e assistendo oggi, negli ultimi due giorni, a un lieve rifiatamento dell'euro nei confronti del dollaro, che si è portato anche fino all'area 1,29 e per chiudere oggi attorno all'area 1,20. Nei prossimi giorni, quindi la prossima settimana, l'attesa è di un lieve rifiatamento dell'euro nei confronti del dollaro, che potrebbe portarsi fino ad un cambio di $1,29-1,29,30 per euro. Da quel livello, poiché la situazione sostanzialmente non è cambiata, e qualora non vi dovesse essere in effetti grossi cambiamenti nella tendenza di fondo, il consiglio è di mantenere posizioni in vendita sulle cross euro-dollaro, perché da quel livello poi si potrebbe andare diretti fino all'area 1,2680, che qualora dovesse essere rotta anche quest'area e quindi proseguire in maniera violenta e di basso,
Il cross potrebbe portarsi poi subito dopo, successivamente, in area 1,24 fino all'area 1,22,20. D'altro canto, questa debolezza dell'euro dovuta alla scelta di salvare le banche cipriote in questo modo, quindi soprattutto la sfiducia nei confronti non solo della moneta euro, ma di tutto il sistema finanziario euro, ha comportato dei ribassi sui mercati finanziari, soprattutto sui mercati che già soffrivano delle crisi dei debiti, quindi sui mercati periferici dell'Europa, come la Spagna, il Portogallo, la Grecia e poi anche in parte dell'Italia. E già come avevamo segnalato all'inizio dell'anno, facendo continuare quella tendenza che segnalavamo poteva esserci e che in effetti c'è stata, portando l'indice FTSE MIB da 17.000 punti circa di fine gennaio ai 15.000 di questo prezzo minimo raggiunto in questa settimana. Livello dal quale, diciamo, si può anche nell'immediato aspettare ancora un ulteriore lieve ribasso fino a 14,750 di indice, per poi avere un probabile rifiatamento, anche se non c'è, perché se ne possiamo avere, parliamo di probabilità, con un probabile quindi rifiatamento fino a un'area di 15.700 punti, anche 16.000 punti. E in questo caso, quindi anche nel caso dell'indice FTSE MIB 40 della borsa di Milano, vale lo stesso discorso dell'euro, del cross euro-dollaro. Sul rifiatamento dell'indice, sull'eventuale rifiatamento, poiché la situazione di fondo resta quel che è e non sembrano esserci novità, qualora non ve ne siano grosse novità, il consiglio è di vendere o comunque uscire da posizione di mercato da quel livello. Per chi invece non ha né posizioni ancora in essere, né al rialzo né al ribasso, il consiglio è di attendere questa ulteriore correzione, cioè questi ulteriori ripassi, anche se nel frattempo ci può essere questo rifiatamento, e per poi cominciare ad entrare, come già abbiamo detto nelle scorse puntate, attorno ai 13.000 punti di indice di FTSE MIB, quindi sostanzialmente attorno a un 10-12% in meno dalle quotazioni attuali, iniziare ad entrare su quelle azioni che hanno degli ottimi rendimenti annui in termini di dividendo staccato, che hanno una sostenibilità degli utili, anche se gli utili sono calati in questi anni. E chiaramente non possiamo che in questo caso segnalare, come sempre, azioni di società che vendono beni a domanda rigida, quindi soprattutto energia, alimentare, perché per quanto possano diminuire i consumi alimentari, comunque hanno una rigidità al ribasso, oltre un certo livello, superato un certo livello, non dovrebbero sostanzialmente poi più diminuire i consumi in maniera troppo eccessiva. Stesso discorso per le società energetiche, per tutte quelle che hanno un mercato con una domanda abbastanza rigida. Anche vanno scelte delle azioni di società che operano molto all'estero, soprattutto in mercati che in questo momento non sono in crisi, quindi soprattutto aziende che riescono ad esportare prodotti in Cina, in Russia o comunque nell'area BRICS, e quindi soprattutto export-oriented, aziende del lusso anche, perché il settore del lusso, nonostante la crisi, riesce a vendere bene all'estero e quindi a produrre utili. Questo ribadiamo soprattutto se si va un altro 10% sotto al livello di mercato, poiché a quel punto i prezzi delle azioni diverrebbero molto convenienti e sicuramente meno rischiose rispetto a tenere i soldi in conto corrente con il rischio che vengano in qualche modo, venga fatto qualche bailout di qualche banca e quindi presi i nostri risparmi per salvare la banca in questione. Da segnalare poi un altro evento accaduto, molto storico direi, in quest'ultima settimana, che rispetto a tutto ciò che è accaduto, e quindi in particolare ciò che è accaduto a Cipro, i BRICS, quindi Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, si sono riuniti a Durban, Sudafrica, e hanno creato una nuova banca mondiale dei BRICS,
sostanzialmente iniziano a mettersi in competizione con la Banca Mondiale e col Fondo Monetario Internazionale. Insomma, c'è stato una sorta di avvertimento e di sganciamento da parte di queste economie emergenti rispetto alle altre nazioni cosiddette sviluppate. Cioè, da una parte segnalando la loro insofferenza rispetto al fatto che l'euro e il dollaro, nonostante tutti i problemi che hanno a livello di area economica, continuano a voler dettare legge senza dare lo spazio chiaramente dovuto a queste nuove aree, alle valute di queste aree emergenti. Quindi, da una parte segnalando questa mancanza da parte dei governanti europei e statunitensi, questa mancanza di attenzione rispetto a questa economia, ma dall'altra anche segnalando il fatto che in quelle aree non ci si sente più sicuri di quello che accade nell'area euro in particolare, e quindi ci si crea una banca mondiale propria con un giro economico interno ai BRICS e con delle garanzie che possono fare a meno man mano dell'euro e successivamente anche del dollaro. Quindi, ciò che ha fatto la Commissione europea nel salvare Cipro in quel modo, anche Cipriota in quel modo, è stato davvero un disastro a nostro avviso, poiché comporterà una serie di eventi a catena che faranno sì che l'euro, man mano, soprattutto l'euro, non avrà più quella forza che aveva potuto avere sinora di moneta alternativa nel sistema degli scambi internazionali al dollaro. Invece andrà a rafforzare ciò che hanno fatto, a rafforzare di nuovo le posizioni del dollaro come moneta di scambio internazionale, e allo stesso tempo favorirà la nascita di queste nuove aree di scambio monetario. Per cui è da seguire con attenzione questo evolversi di questa nuova banca che hanno fondato i BRICS, soprattutto per chi detenesse multicapitali e volesse diversificare per aree geografiche i propri investimenti, sarebbe utile guardare anche in queste aree, vedere gli sviluppi nei prossimi mesi, dove ci aspettiamo anche ci siano chiaramente l'istituzione di borse valori moderne, e quindi in qualche modo stiamo assistendo a un deflusso di capitali, assisteremo a un deflusso di capitali dall'Europa per andare verso questi paesi, e in parte per tornare verso gli Stati Uniti. Bene, questo chiaramente aumenterà, a mio avviso, le frizioni in Europa e aumenterà anche la crisi in Europa. Fino a dove ciò possa arrivare, molto dipende dalle scelte che possono fare i politici europei. Ma se queste sono le scelte, se questa vuole essere la linea politica dei governanti europei, e se questa dovesse essere perseguita ancora in futuro, beh, la tendenza sarà per un deprezzamento sostanziale dell'euro che si porterà sul lungo periodo alla parità col dollaro, e in più aspettiamoci anche che la ricchezza finanziaria degli europei venga usata per salvare il sistema politico e bancario europeo. C'è uno studio della Boston Consulting uscito nei mesi scorsi, e che fa un conteggio di qual è il livello di ricchezza finanziaria che bisognerebbe prendere, tra virgolette, dai cittadini per portare l'Europa a un livello di percentuale di debito complessivo rispetto al PIL abbastanza sostenibile. E la percentuale che è considerata sostenibile, cioè di debito pubblico più debito privato rispetto al PIL, è attorno al 180%. Oggi in Europa questa percentuale invece viaggia attorno al 320%. E nonostante l'Italia, considerando il debito pubblico più quello privato rispetto al PIL, e considerando la ricchezza finanziaria, sia paradossalmente uno dei paesi messi meglio, subito dopo la Germania, al pari della Francia, potrebbe invece l'Italia, quindi gli italiani, potrebbero trovarsi, dovendo pagare per tutti, dovendo far rientrare l'Europa complessivamente in quel margine del 180% di prodotto di debiti pubblici più privati rispetto al PIL. Si è fatto un conteggio per cui gli italiani potrebbe essere richiesta un sacrificio del 25% della propria ricchezza finanziaria per
per riportare in Europa questa percentuale a livello che dicevamo. Quindi spero che i governanti europei non abbiano intenzione di risolvere il problema solo prendendo dalle risorse dei cittadini e che questo, se gustando alle stime della società Boston Consulting, potrebbe significare per gli italiani perdere anche fino al 25% della propria ricchezza finanziaria, perché se questa dovesse essere la scelta dei governanti europei, segnerebbe non solo la fine dell'euro come valuta, ma segnerebbe a tutti gli effetti la fine dell'Europa come progetto politico, ma non solo dell'Europa degli ultimi 20 anni, che è stato un tutt'altro che il progetto politico iniziale che partoriva dal manifesto di Ventotene degli Stati Uniti d'Europa e delle democrazie europee contro ogni guerra e contro ogni sopraffazione, ma l'Europa degli ultimi 20 anni, burocratica, politichese, bancocentrica e finanzocentrica, dirigista, a tutti gli effetti segnerebbe la fine del progetto. Questo tipo di politica segnerebbe la fine di ogni progetto europeo, alimentando i nazionalismi tra le nazioni europee e rendendo in una situazione globale molto fluida, rendendo l'Europa molto vulnerabile a un soggetto molto politico, molto vulnerabile, che avrebbe poco di incidenza, poca capacità di incidere nel processo di disegno dei nuovi equilibri mondiali che è tuttora in essere, viste le nuove economie emergenti, viste le nuove frizioni in essere a livello geopolitico, quando c'è un cambio di ricchezza, quando ci sono flussi di ricchezza che si spostano e quando c'è l'economia che dopo secoli risorge in alcune parti del mondo e in altre invece inizia a stagnare. È chiaro che nuovi equilibri geopolitici vengono a ridisegnarsi e se l'Europa dovesse presentarsi spaccata sui tavoli internazionali della diplomazia, è chiaro che per i popoli europei si prospetta la peggior parte nel ridisegno del nuovo equilibrio a livello mondiale. Da questo punto di vista, a mio avviso, i politici europei hanno grosse responsabilità, anzi, si stanno comportando veramente da irresponsabili. A volte è difficile, veramente difficile, comprendere che cosa, no? Passa in mente. Cioè, è una visione miope che di volta in volta il problema che si presenta si va a risolvere con delle soluzioni tampone, una peggiore dell'altra, ma senza una visione politica o geopolitica, senza una visione strategica nemmeno di medio respiro, ma veramente cieca e focalizzata solo all'immediato. Quindi è sicuramente la questione economica europea è una questione soprattutto politica e assolutamente sarebbe utile per uscire da questa impasse fare gli Stati Uniti d'Europa con un governo europeo e con un Parlamento eletto che non sia solo un Parlamento che ratifica l'operato della Commissione europea, ma che sia un Parlamento che legiferi. E quindi con un governo, magari col presidente del Consiglio europeo direttamente eletto dai cittadini, e con un debito e una fiscalità europea. Perché se si ha una valuta europea con una banca centrale che non può emettere moneta perché deve sottostare alla faccia dell'indipendenza della banca centrale, deve sottostare alla volubilità di un paese piuttosto che di un altro, a seconda delle elezioni che ci possono essere nei singoli paesi, come per la Germania, che in questo momento sta cercando di fare forzature sulla Banca Centrale Europea a non emettere euro, perché la Merkel c'ha da fare le elezioni a settembre, quindi sabotaggi fatti dalla Banca Centrale potrebbero essere mal visti in Germania e quindi non favorire la Merkel. Bene, se non si esce da questo impasse di Europa delle nazioni e si crea un'Europa con un governo unico che operi davvero per il bene di tutta l'Europa, tenendo conto di tutte le realtà, e con una banca centrale che, come per la Federal Reserve degli Stati Uniti, divenga a tutti gli effetti prestatore di ultima istanza, beh, in più anche mettendo in comune il debito pubblico e quindi facendo gli eurobond. Se questo non si fa, e secondo me anche a stretto giro, direi massimo un anno, e già sarebbe troppo,
A mio avviso, non solo fallisce l'euro, ma dopo poco fallirà anche il progetto della Unione Europea. Per chi vi parla, sarebbe una grande sconfitta per i popoli europei, una grande sconfitta per la libertà dei popoli europei. Bene, di converso, questo è il momento che noi storici ci stiamo trovando a vivere. Momento molto appassionante per certi versi, perché veramente c'è un cambio della storia in corso ed è un cambio che non è stato ancora scritto, nulla è stato ancora deciso. È certo però che ci potremo trovare successivamente in un equilibrio molto di gran lunga migliore di quello che c'era prima, così come invece potremo trovarci in uno squilibrio tale, qualora tutti gli attori in campo di questo ridisegno della geopolitica mondiale non dovessero mettersi d'accordo e non dovessero in qualche modo collaborare tra loro per ridisegnare i nuovi equilibri geopolitici, o in questo caso potremmo trovarci di fronte a una cosiddetta all'americana dark age, una nuova dark age, cioè una nuova età buia, chiaramente in chiave moderna, perché laddove i vari poteri si dovessero continuare a combattere tra di loro e le istituzioni dovessero sempre più indebolirsi, è chiaro che non ci verrebbe meno quella fiducia utile ai commerci e al risparmio, per cui questo comporterebbe un declino fortissimo dei consumi e dei commerci, tali da farci calare, tra virgolette, in un'epoca di insicurezza e di scarsa attività commerciale, quindi con tutte le conseguenze che sempre si hanno in questi casi, chiaramente in chiave moderna. Speriamo che non sia così, che invece prevalga il buonsenso dei governanti a trovare un nuovo equilibrio che sia soddisfacente per tutti e che faccia prendere un nuovo corso alla storia dell'umanità tutta. Nel frattempo, fino a quando non cambierà questa linea politica, noi dovremo, volendo preservare il nostro patrimonio anche in virtù di un'età che potrebbe arrivare, vi consiglio ancora una volta quello che stiamo dando negli ultimi mesi, cioè comprare un po' di terra, comprare quindi terra per eventualmente dovesse capitare autoprodurre in proprio i beni, il cibo, eccetera, eccetera, ma anche perché qualora dovesse invece, come ci auguriamo, andare bene, potrebbe invece la terra essere un investimento laddove ci si può impiantare magari degli impianti fotovoltaici piuttosto che biomassa o altro. Quindi sicuramente in questo periodo vanno comprati beni tangibili, quindi terra, società quotate o meno in borsa che producono beni a domanda rigida oppure che si rivolgono a mercati che non sono in questo momento in crisi. E in più ancora qualche metallo, oltre che metalli preziosi, soprattutto per chi ha la possibilità chiaramente di stoccarli, metalli che possono essere utili all'industria. Chiaramente in questo caso ci si rivolge soprattutto a chi ha delle aziende, perché un privato è difficile che riesca a stoccare dei materiali utili all'industria. Per quanto riguarda l'oro in particolare, i preziosi in particolare, il consiglio è averne per chi ce l'ha già fisicamente, ma come forma di assicurazione rispetto al fallimento dei governi, ma non tenerne conto come bene su cui ci si pensa di fare dei grossi aumenti di prezzo. Cioè, in questo momento l'oro, l'argento, non deve essere tanto considerato un investimento su cui fare un capital gain, ma deve essere considerato come un'assicurazione in alternativa a un default sistemico che potrebbe esserci qualora le forze in campo non dovessero trovare accordo. Per chi invece fa effetto all'investimento meramente speculativo sull'oro, segnaliamo ancora che c'è stato un lieve rialzo nelle ultime settimane con l'episodio cipriota, ha fatto tornare sugli scudi l'oro che era sceso attorno ai 1550 dollari l'oncia ed è arrivato con la questione cipriota, con l'insicurezza generata dalla questione cipriota fino all'area di 1620 dollari l'oncia. In euro è aumentato molto di più, chiaramente perché l'euro si è svalutato nei confronti del dollaro, ma negli ultimi 2 giorni, rientrata la questione cipriota, di nuovo ci ritroviamo con l'oro attorno ai 1600 dollari l'oncia. Per
e ribadiamo i livelli che già demmo il mese scorso, in cui se l'oro, la quotazione dell'oro non supera i 1670 dollari l'oncia nel giro di un mese, 2 mesi massimo, allora è probabile che ci siamo in questo caso trovati solo di fronte a un rifiatamento delle quotazioni, ed è probabile che ci ritroveremo di nuovo con delle quotazioni più in basso. Quindi da monitorare sull'oro in particolare i due livelli fondamentali, 1520 dollari come pavimento al di sotto del quale poi il prezzo può scendere molto, e i 1670 dollari, il livello al di sopra del quale invece l'oro indicherà di aver ripreso chiaramente un trend di medio periodo rialzista, per poi portarsi di nuovo al ridosso dei 1800 dollari. Quindi in questo momento il consiglio sull'oro è di rimanere fuori, sia di non prendere né posizioni ribassiste né rialziste. Comprarne giusto quel poco per chi non l'ha ancora fatto, per chi non ne ha assolutamente, ma comprarlo fisicamente da tenere, diciamo, un 5-6% del proprio patrimonio, da tenerlo come assicurazione rispetto a eventuali default sistemici, qualora tutte le forze in campo non trovino un nuovo equilibrio geopolitico e si va incontro a un'età, diciamo, di grossa incertezza. Siamo ormai giunti al termine anche di questa puntata. La situazione di fondo, come abbiamo detto, non è cambiata, ci si ripresenta solo con nuovi episodi che sottolineano ulteriormente le difficoltà in essere a livello globale. Per cui le tendenze di fondo restano quelle che abbiamo già indicato anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, quindi risentendosi anche le puntate precedenti, si possono avere ulteriori indicazioni che eventualmente magari non ho potuto dare qui o perché le ho dimenticate, oppure per questione di tempo. In qualsiasi caso, come sempre, potete scrivere alla redazione di Liberi TV chiedendomi delle cose, qualsiasi informazione riguardo agli argomenti delle nostre puntate, della nostra trasmissione, e io vi risponderò in trasmissione o via email. Poi dalla redazione mi gireranno l'email e quindi io di volta in volta risponderò senza alcun problema a qualsiasi cosa mi si richieda rispetto agli argomenti trattati. Va bene, a questo punto ci siamo, non mi resta che salutarvi, augurarvi buona serata, buona Pasqua. E una buona serata a tutti da Alfredo Pauciulo, Spazio Economia e Mercati, Open Market, da Liberi TV. Buonasera a tutti i web spettatori.